Poraci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ormai da diverse generazioni. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perfetta per chiudere il weekend, quindi non c'è veramente tempo da perdere. Voi supportatemi, ma soprattutto recuperatevi il video unboxing di ieri perché è veramente clamoroso e poi datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Agi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Ma che mondo sarebbe senza l'angolo della poracciata? Da poco Epic ha reso noto quale sarà il gioco gratuito che sostituirà Doki Doki e Lost Castle. Si tratta di Dakar Desert Rally. Però, come mi avete fatto giustamente notare nei commenti, va fatto un disclaimer importantissimo. State in guardia con Doki Doki. È un gioco molto più pericoloso di quello che sembra. In questo periodo Humble Bundle ci sta dando dentro con le mega offerte. Dopo le tre promozioni che vi ho segnalato la volta scorsa, ora se ne è aggiunta una quarta dedicata interamente a Mega Man. Sborsando poco meno di 20 euro avrete accesso a praticamente tutti gli episodi della serie principale e anche a quelli di Mega Man X, oltre che a uno sconto per comprare i Battle Network. Un recupero a livello storico importantissimo. Non è proprio un gioco, ma vi ricordo che da oggi è disponibile su YouTube il concerto della The Legend of Zelda Orchestra. Mezz'ora di concerto dove vengono eseguiti alcuni dei brani più iconici presi dalla storia della serie. L'esibizione si sarebbe dovuta tenere durante il Nintendo Live 2024 di Tokyo, ma l'evento è stato annullato. Comunque Nintendo ha deciso di registrare ugualmente questo concerto. Buon ascolto! Usciamo dall'angolo della poracciata con una notizia fenomenale su Skull and Bones, un titolo con alle spalle uno sviluppo a dir poco disastroso, che finalmente vedrà la luce il prossimo 16 febbraio. Durante un incontro tra Ubisoft e gli investitori, un partecipante ha chiesto al CEO dell'azienda perché il gioco venisse venduto a $70, nonostante la produzione abbia ormai assunto i caratteri di un live service, e quindi proporlo come free to play lo renderebbe decisamente più appetibile all'utenza. Yves Guillemot ha difeso così il titolo piratesco. Vedrete che Skull and Bones è un gioco a tutti gli effetti, è un gioco molto grande e pensiamo che le persone si renderanno presto conto di quanto vasto e completo sia il titolo. È veramente un tripla, anzi un quadrupla A, che durerà molto a lungo. Aggiungo solo un commento: vi ricordate quali altri giochi venivano venduti come un quadrupla A? Beh, in questa categoria ricadono Beyond Good and Evil 2, il remake di Perfect Dark e anche The Callisto Protocol. Ecco, ho detto tutto. Questa settimana sono usciti un po' di titoli. Anche se scarseggiano le recensioni, Foamstars è stato accolto un po' freddamente dalla critica. In molti definiscono il gameplay divertente seppur non originale, ma a rovinare l'esperienza c'è un bilanciamento dei match non proprio ottimale, ma soprattutto un modello di monetizzazione molto invadente che riempie il gioco di microtransazioni. Debutto molto convincente per Helldivers 2, che su Steam ha registrato oltre 80.000 giocatori simultanei, un record per una produzione PlayStation Studios su PC. Purtroppo però le recensioni del titolo su PC non sono così entusiasmanti a causa di numerosi bug e glitch che rovinano l'esperienza di gameplay, almeno questo è quello che riportano tanti giocatori su Steam. Tra le uscite indie c'è invece Alisa, un retro survival horror che ricrea con successo l'estetica e il gameplay dei primi esponenti tridimensionali del genere, con un occhio di riguardo in particolare a Resident Evil. Qui c'è proprio il pacchetto completo: grafica low res in 4 terzi, modelli poligonali grezzissimi, inquadrature fisse eppure i tank control. Di questa developer scat le recensioni parlano parecchio bene, speriamo ne esca fuori anche un'edizione fisica. Intanto però, se volete, potete provare una demo disponibile su tutte le piattaforme, anche Switch. Ma prima di passare alle notizie del giorno, ancora una volta devo ringraziare Utoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Utoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Utoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Utoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Utoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Abbiamo già discusso dei dati finanziari lasciati da Nintendo qualche giorno fa, ma ora possiamo aggiungere dei dettagli usciti fuori in seguito al consueto botta e risposta tra gli investitori e la grande N. E ovviamente uno degli argomenti più caldi trattati durante questo incontro è stata la next gen di Nintendo. Sebbene nessuno si sia sbottonato su Switch 2 o qualsiasi sia il suo nome, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, si è aperto su come l'azienda stia
affrontando il passaggio generazionale. Infatti gli è stato chiesto quali sono i rischi più grandi che l'azienda prende in considerazione quando si tratta di portare avanti il successo delle console Nintendo e anche per quanto riguarda l'espansione delle sue IP. Così ha risposto Furukawa: approcciamo il nostro business ogni giorno con un grande senso di urgenza. La transizione generazionale tra le piattaforme nel mondo delle console non è mai semplice. Più di una volta abbiamo riscontrato grandi difficoltà in seguito alla commercializzazione di piattaforme di successo, quindi non consideriamo la nostra situazione corrente come totalmente sicura. Inoltre il nostro business è esposto sempre a una grande competizione da un punto di vista generico che abbraccia tutte le forme dell'intrattenimento. In questo contesto c'è sempre più un bisogno maggiore di continuare a offrire proposte uniche per diventare un brand scelto dai clienti. Insomma, con queste parole molto significative, non solo Nintendo sembra determinata a non ripercorrere gli stessi clamorosi errori fatti con Wii U, ma in più apre anche a una next gen che potrebbe distaccarsi di netto da quanto visto con Switch. Io credo che il successore di questa console sarà comunque ibrido e retrocompatibile, ma allora quale potrebbe essere il fattore che renderà unica agli occhi dell'utenza questa nuova console? Nel 2017 il concept di Switch era qualcosa di fresco e innovativo, oggi abbiamo quasi raggiunto il livello di saturazione per quanto riguarda il settore delle console ibride e dei PC portatili. Secondo voi quale sarà l'arma vincente di Switch 2 che la renderà una console unica? Dai, sono curioso, vi aspetto nei commenti. E in questa puntata al 100% nintendosa bisogna per forza parlare del Direct di febbraio e del potenziale reveal della prossima console. Due eventi che in realtà potrebbero viaggiare in parallelo, ma non nel modo in cui pensate. Insomma, ci sono sia brutte che buone notizie. La cattiva notizia è che secondo Nate D8 e Necro Felipe, due insider di cui abbiamo sentito spesso parlare, la prossima settimana sarà quella del Direct. Io aggiungo pure che questa cosa era stata detta della settimana appena conclusa, sempre dagli stessi leaker, ma vabbè, facciamo finta di niente. Il problema è che per questi insider molto probabilmente si tratterà di un partner showcase incentrato esclusivamente sulle produzioni di terze parti. Lo sapevamo in fondo che questo qua sarebbe stato un direct di transizione che non avrebbe riservato chissà quali sorprese, anche perché Nintendo ha in programma solo qualche remaster e remake e null'altro. Ma addirittura rinunciare a un general direct in favore di un partner showcase mi sembra un bel passo indietro, però questo potrebbe avere dei risvolti positivi. Innanzitutto, se sappiamo già che si tratterà di un evento minore, potete evitare di farvi prendere dall'hype senza motivo, e poi una scelta del genere rafforzerebbe ancora di più l'idea che a breve sia previsto il reveal della nuova console. Insider puntano tutti quanti su una presentazione prevista per marzo. Lo scenario ideale sarebbe quello di svelare con un trailer abbastanza generico il nuovo hardware, per poi presentarlo con più cura alla GDC, la Game Developers Conference, che si terrà dal 18 al 22 marzo. In questo evento Nintendo potrebbe far toccare con mano agli sviluppatori Switch 2, aprendo ufficialmente le danze per una campagna marketing che ci accompagnerà da qui fino alla fine dell'anno. Quindi riassumendo, la prossima settimana ci sarà sì un Direct, ma questo non sarà niente di che, però fra poco più di un mese potremmo finalmente scoprire la verità su Switch 2. Che ne pensate di questo scenario? Vi convince? E questo però c'è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele Switch 2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poro, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Ciao, 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 ciao.